insieme a Paolo Villaggio, Lando Buzzanca, Mario Carotenuto, Alvaro Vitali, Johnny Dorelli e Renzo Montagnani, è ritenuto uno degli attori più rappresentativi della commedia sexy italiana degli anni 70 e 80. Oltre ad avere ottenuto la popolarità con pellicole cinematografiche, che lo hanno visto protagonista o coprotagonista, Banfi si è contraddistinto come cabarettista negli spettacoli televisivi di intrattenimento. Dalla seconda metà degli anni 90, ha cambiato radicalmente registro artistico, dedicandosi quasi interamente alla recitazione nelle fiction televisive. Nella sua vita c'è stato posto per un unico grande amore. A marzo 1962, è convolato a nozze con Lucia Lagrasta, dopo ben 10 anni di fidanzamento. La coppia ha dato alla luce 2 figli, Rosanna, che ha dato loro 2 nipotini, Virginia e Pietro, e Walter. Purtroppo, nonostante la sua meravigliosa famiglia, Banfi si è trovato a fare i conti con una terribile malattia che è piombata all'improvviso nella sua vita. Non c'è stato nulla da fare, lo ha raccontato lui stesso in un'intervista. Ospite di Silvia Toffanin, l'attore ha raccontato come ha vissuto il periodo della diagnosi. A sua moglie Lucia era stato diagnosticato l'Alzheimer, e Lino Banfi ha spiegato di aver seguito nel dettaglio le indicazioni del medico che la seguiva. Ma poi le cose sono cambiate dopo l'Alzheimer, sono arrivate le crisi epilettiche. Quindi prendeva antiepilettici che sono farmaci terribili. Però ci vogliono per bloccare alcune cose. Dopo un po' mi hanno detto, Lino, ci dispiace dirtelo, ma abbiamo fatto la risonanza, ed è subentrata un'altra cosa, si vedono delle macchie al cervello. Dopo 2 giorni, tumore al cervello. Quel giorno, mi sono arrabbiato. Ma quella arrabbiatura, nell'arco di 2 giorni quando capii la vera situazione, si trasformò in una supplica. Ti supplico, falla morire, siamo arrivati a questo punto. Lucia si è spenta a febbraio 2023, e questa intervista risale a marzo dello stesso anno. L'attore stava facendo i conti con il primo mese senza sua moglie. È dura, è dura. Le persone che vivono insieme da una vita, attaccati come la colla e la carta. Se improvvisamente strappi la colla e la carta, non c'è modo di rimetterla insieme. È tutto così frastornante, strano. La vita senza sua moglie è difficile. Ma cerca di farsi forza pensando che in qualche modo lei sia ancora con lui. Lucia è morta quasi, con il sorriso sulle labbra, perché non soffriva più. Ho chiesto se la fanno diventare il mio Hang.